Buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A voi la linea. Sono aumentate le prenotazioni di vaccino, della terza dose del vaccino in vista della riduzione della durata del Green Pass che dal 1 febbraio passerà da 9 a 6 mesi. Da parte dell'utenza restano però alcuni dubbi in particolare sull'utilizzo di Moderna rispetto a Pfizer. Siamo andati con Isabella Gregorato a vedere allora qual è la situazione all'hub dell'Ente Fiera Martignacco. Ci troviamo al centro vaccinale all'Ente Fiera di Torreano di Martignacco. Siamo con la referente vaccinale, la dottoressa Monica Green. Intanto vediamo come sta andando anche questa giornata di vaccinazioni, perché so che magari ci sono tante persone che vorrebbero essere vaccinate con Pfizer e invece in questo periodo si vaccina soprattutto con Moderna. Allora, principalmente abbiamo la vaccinazione Moderna. Ribadisco il fatto che il vaccino Moderna e il vaccino Pfizer sono la stessa cosa, quindi di non aver paura, anzi, ad accettare, insomma, il vaccino Moderna. E nei nostri centri principalmente abbiamo quel tipo di vaccino, quello lì. Ovviamente abbiamo adesso anche i bambini, quindi abbiamo una forte adesione anche su questo fronte. Senta, per quanto riguarda proprio la scelta del vaccino, ci sono persone che rinunciano per il fatto di non poter fare la terza dose con Pfizer? Sì, abbiamo avuto in queste settimane un po' di giornate un po' sprovviste, ecco, rispetto al quantitativo di capienza massimale, però ribadisco appunto il fatto che sono veramente identici con gli stessi effetti collaterali, ecco. E le persone si convincono? Sì. Boh, le persone accettano, nel senso che abbiamo convinto tante persone e non vedo il motivo per cui non poter, insomma, accedere poi alla terza dose booster nei tempi corretti. Ma c'è qualcuno che si alza e se ne va? Perché mi risulta che ci siano anche questi casi. Sì, sono poche le persone, abbiamo anche questo genere di utenza che però, insomma, cerchiamo in tutti i modi di dare una buona informativa, ecco. Senta, per quanto riguarda i buchi nelle prenotazioni, ci sono i posti, non ci sono, quindi uno si sente anche a disagio quando prenota. Sì, noi siamo operativi tutti i giorni, da lunedì alla domenica, e abbiamo una capienza, insomma, di 2.500 persone, quindi dico sempre, insomma, di star dietro anche alla TV, perché se c'è qualcuno anche in farmacia che salta, il posto comunque si libera velocemente, ecco. Qui ci troviamo nello spazio riservato ai bambini. C'è una grande affluenza anche di genitori che accompagnano appunto i bambini, magari anche titubanti, però vengono. Sì, l'adesione c'è, anzi sono molto contenti di venire. Loro sono abituati a fare vaccinazioni di routine, quindi questa è una in aggiunta e anzi sono molto contenta, insomma, che aderiscono bene anche alla campagna. Abbiamo anche altre giornate a gennaio, insomma, speriamo, insomma, di vedere più gente possibile, ecco. Proprio per quanto riguarda i bambini, c'è oggi la giornata e poi quando? Poi abbiamo anche questa settimana altre 2 giornate e poi comunque abbiamo aperto dei posti a gennaio. Quindi. Ecco, di bambini quanti ne riuscite a vaccinare al giorno? Dipende dalle giornate, siamo comunque sui 180-200 bambini a giornata, quindi insomma per gennaio abbiamo un buon numero. Ecco, quindi possiamo chiudere questo collegamento dal centro vaccinale, anche parlando di tamponi. C'è un referente anche per i tamponi? Sì, i referenti sono dall'altra parte e vengono fatti, insomma, regolarmente in base alle esigenze, insomma, che si ha. Comunque le raccomandazioni e i suggerimenti che lei dà, Pfizer o Moderna, è la stessa cosa. Esatto, quindi venite che siamo ben consapevoli, insomma, di quello che viene fornito e quindi sono efficaci entrambi e non vedo, insomma, il motivo per non farli. Bene, ringraziamo la referente del centro vaccinale di Udine, di Martignacco, sì, Monica Dri, restituisco la linea allo studio.
Grazie, grazie a Isabella Gregorato. Parliamo di turismo nelle città d'arte, con un bilancio decisamente sottotono. A Trieste le strutture alberghiere sono occupate solo al 50% e c'è dunque preoccupazione tra gli albergatori. Guarino Lanci, come si chiude questo 2021 e come si aprirà il 2022 in una città come Trieste, città d'arte, città che comunque a Capodanno in epoca pre-Covid era stava diventando un punto di riferimento? Beh, abbiamo passato un Natale decisamente sotto aspettative rispetto a quello che potevamo pensare ad ottobre. Molte strutture hanno deciso di chiudere in questo periodo natalizio per assenza di clienti. Al momento Capodanno i numeri sono intorno al 50%, stiamo continuando a fare promozione, stiamo continuando a veicolare quelle che sono le opportunità, chiaramente con tutte le difficoltà del momento. Il 2022 si apre come l'altro anno con grandissimi punti di domanda, perché non sappiamo ancora quali saranno le situazioni in merito ai colori della regione. I contagi purtroppo stanno ancora crescendo, non solo da noi ma anche nel resto d'Italia e all'estero, quindi la paura di viaggiare continuerà. Contiamo quantomeno di riuscire a fare uno startup di nuovo dal punto di vista turistico dai primi di marzo. Penso che gennaio e febbraio saranno ancora mesi di sofferenza. In questo senso, qual è il desiderio, la speranza, cosa deve cambiare al di là del Covid, che chiaramente è la parte principale, però i vaccini si stanno facendo e quest'anno i numeri sono nettamente diversi rispetto all'anno scorso, quindi qualcosa è già migliorato. Deve cambiare la percezione della possibilità di viaggiare. Dobbiamo riuscire a far capire alle persone italiane e non solo che in realtà i numeri sono cambiati e i rischi sono cambiati. Oggi viaggiare si può. Visitare si può, certo col Super Green Pass indubbiamente, ma ormai ci stiamo abituando anche a questo. Dobbiamo riuscire ad accettare il fatto che dovremo convivere probabilmente ancora per un periodo con il Covid, ma che la situazione essendo diversa non ci preclude il fatto di poter viaggiare. Dobbiamo riuscire a capire, a comunicare che si può fare vacanza lo stesso. La cosa interessante, importante, che va sottolineata è che gli alberghi sono comunque strutture controllate, igienizzate e sicure. Cioè è molto più sicuro andare in un albergo che andare magari in un Airbnb. Beh, questo sicuro. Noi siamo soggetti a controlli e protocolli estremamente stretti, a sanificazione più volte la giornata. Non tanto quelle che possono essere l'extra alberghiero, che ne so, gli appartamenti, i residence o anche i bed and breakfast regolari, che bene o male hanno tutta una serie di regole. Ma per chi pensa magari di andare in quelle che possono essere strutture di tipo diverso, che non chiederanno il Green Pass o altro, si tenga presente questo. Se non chiedono il Green Pass, probabilmente non sanificano neanche la struttura e non danno nessuna garanzia sul fatto che ci sia un protocollo di protezione della salute. Questo magari è più importante che risparmiare quei 10 euro. In chiusura, numeri di questo Capodanno, un'occupazione media quanto importante a Trieste e quanto sotto alla media 2020, chiaramente non lo prendiamo come anno di riferimento. Beh, se devo prendere 2019 come anno di riferimento, siamo al di sotto al momento del 50% di quello che avevamo nel 2019. Si lavora per fare di più, ci stiamo impegnando tutti quanti, non solo noi ma anche il Comune e la Regione, però è un momento effettivamente complicato. Credo che la proroga di quelli che sono i sostegni al mondo del turismo e degli alberghi sia assolutamente necessaria se non vogliamo vedere cadere diverse strutture. Anche perché arrivate da 2 anni pesantissimi. Basta solo fare il conto che dato nazionale, che è peggiore per le città d'arte rispetto a magari quelle del mare o quelle della montagna, si parla di una perdita su 2 anni dell'oltre il 100%, quindi in 2 anni abbiamo fatturato meno della metà di quello che dovevamo fatturare. Vedete, ultimissima domanda, vedete la luce? Si parla, in realtà i virologi, quelli più esperti, avevano detto fino al 2023-24 mettetevela via, che non sarà passata questa pandemia. Adesso sembra che si parli già del prossimo anno come l'anno più o meno dell'inversione, fermo restando che già quest'anno è molto meglio dell'anno scorso. Beh, noi vediamo la luce in fondo al tunnel perché dobbiamo programmare il futuro. Siamo abituati a dover progettare per il futuro. Le mostre le facciamo, gli eventi che abbiamo in calendario li facciamo, ce ne saranno anche altri. Chiaro che come fatto fino adesso ci concentriamo maggiormente nelle stagioni di spalla che corrono dalla metà di febbraio fino a novembre, con il timore sempre di dicembre e gennaio che possono essere il momento peggiore, comunque sono momenti di basso
bassa stagione, però comunque vediamo la luce in fondo al tunnel perché non abbiamo altre speranze. Quelle che sono le migliaia di occupati, su Trieste si parla di 2.400 solo del settore turistico ricettivo, le famiglie di queste persone hanno il diritto che noi si lotti e si lavori perché tutto questo continui. Certo, abbiamo bisogno di aiuto di tutti, questo anche dalla cittadinanza, perché invitare qui amici e parenti non è un peccato. E sempre per capire come sta andando nelle principali città della nostra regione dal punto di vista dell'accoglienza turistica, ci spostiamo a Udine allora. Sentiamo Alexis Sabot. Sì, ecco, ci siamo a Udine per capire anche qui come sta andando dal punto di vista turistico delle città d'arte. Si sta valutando la possibilità di un flop, diciamo, no? In questi giorni natalizi per quanto riguarda le visite in particolare degli stranieri. Ma ci troviamo appunto con l'assessore alla cultura di Udine, Fabrizio Cigolò, davanti a casa Cavazzini per capire com'è la situazione a Udine. Flop no, perché comunque i visitatori ci sono, ecco. Tanti soprattutto in occasione delle visite guidate, c'è una programmazione qui in casa Cavazzini di visite guidate alla grande mostra curata da Don Alessio Geretti, che ha per tema la forma dell'infinito, e quindi nelle visite guidate ci sono le prenotazioni. Le prenotazioni libere stanno marcando un po' il passo, ecco, questo sì, perché appunto manca, come diceva giustamente lei, l'afflusso turistico da fuori, sia dalle regioni vicine, perché ci si muove di meno fra regioni e regioni, e sia dall'estero soprattutto. Ecco, l'aumento delle campagne, sì, che abbiamo fatto, sì. L'aumento del numero dei contagi, ma anche le nuove disposizioni hanno messo un po' in difficoltà il settore. Io credo che ci sia molta prudenza da parte dei visitatori, ecco, le persone hanno capito che la pandemia è qualcosa di estremamente serio, non va affrontata dopo 2 anni ormai, possiamo dire, a cuor leggero, e quindi anche la frequentazione dei luoghi affollati viene a diradarsi, insomma. Ecco, io ieri sera ero al cinema, ho visto anche lì che le presenze non sono quelle che ci si poteva immaginare nella classica giornata di Santo Stefano, ecco. Ma anche nelle presenze agli spettacoli dal vivo, penso al teatro, gli abbonamenti a teatro, ecco, purtroppo è una situazione difficile, e il mondo dello spettacolo, in questo caso anche dei musei, viene ad essere colpito. Ecco, si pensava invece che fossero delle festività natalizie e anche di Capodanno con maggior affluenza, visti i vaccini, la terza dose, guardi, e invece no. Guardi, io le posso dire che come amministrazione cittadina abbiamo dato fondo a tutte le nostre capacità, energie, e abbiamo coinvolto tantissime associazioni che hanno proposto un ricco cartellone di spettacoli per il Natale, sia nel centro storico che nei nostri quartieri. Abbiamo 8 mostre, praticamente non c'è sede del comune di Udine che non presenti una mostra. In Castello ce n'è 3, dalla fotografia all'archeologia all'architettura, con la mostra su Marcello d'Olivo. Qui in casa Cavazzini abbiamo già detto, ma anche all'etnografico, anche in Palazzo Morpurgo, anche al Museo Friulano di Storia Naturale, anche nella chiesa di San Francesco, insomma, ecco, oggettivamente abbiamo dato fondo, come dicevo, a tutto il nostro impegno, ecco, e l'offerta è molto ampia e variegata, però è chiaro che in questo momento c'è questa prudenza da parte della gente. Le misure non sono cambiate, perché per l'accesso ai musei abbiamo ancora le misure prima dell'ultimo decreto, entreranno in vigore dal 10 di gennaio. Ecco, le prenotazioni, ripeto, ci sono per la parte delle visite guidate, attendiamo, anzi io posso fare un appello che comunque si può venire a visitare con tutta sicurezza casa Cavazzini e anche le altre sedi museali, perché ci sono i controlli, c'è il personale che controlla la presenza di mascherine, la temperatura e ovviamente il Green Pass. Io la ringrazio, le auguro buone feste e ci auguriamo da oggi in avanti che insomma la gente arrivi anche nei musei. Grazie, l'auspicio che facciamo tutti anche per premiare gli sforzi degli organizzatori, anche l'impegno di questa amministrazione e di tutte le amministrazioni, certamente. Grazie ad Alexis Sabot, tra poco la seconda parte di A voi la linea.
aggiornati, ci colleghiamo di nuovo con l'ente fiera a Martignaco con Isabella Gregorato. Prima abbiamo parlato di somministrazione dei vaccini, ora parliamo di tamponi, perché ci sono state lunghe code oggi per ricevere il Green Pass temporaneo con le macchine che hanno bloccato la strada che porta alla fiera fin dallo svincolo della tangenziale. Allora, di nuovo da Isabella. Tre giorni di fuoco qui al centro vaccinale, al drive-in a Torreano di Martignaco. Ne parliamo con l'infermiera referente Lorella Bordignon. Mi stava dicendo che dalla vigilia di Natale qui effettivamente è un continuo. È un continuo, abbiamo finito anche oltre l'orario di apertura perché abbiamo oltre 900 persone, cioè appuntamenti, e più dopo vengono anche inseriti, perché probabilmente il Dipartimento ha bisogno per il controllo dei positivi, per chi è in quarantena, fine quarantena, così, quindi ce ne aggiungono anche nel corso della giornata. E quindi niente. Quindi io vedo qui che c'è una fila di auto, stamattina era ancora peggio. Ma è un continuo, praticamente da stamattina è fissa questa, non abbiamo avuto un momento di pausa, di riposo, e andrà così penso fino alla fine. Noi andiamo avanti finché c'è gente a oltranza. Come le persone generalmente che vengono qui a fare il tampone, sono persone che arrivano da fuori, sono persone già vaccinate, cioè c'è un po' di tutto? C'è un po' di tutto, abbiamo tante scuole scolaresche, e anche soprattutto il 24, adesso le scuole sono chiuse per vacanza, però se hanno avuto un positivo in classe abbiamo tanti bambini, tanti ragazzi delle scuole, dalla prima elementare fino alle superiori, fino all'università. Quindi arrivano a buttate le classi e poi dopo c'è tutto. Chi è stato a contatto con positivi, chi è in quarantena, chi è in isolamento, chi deve fare i controlli perché fine isolamento, fine quarantena. C'è un po' di tutto. Anche vaccinati, già vaccinati. Tanti anche vaccinati che protestano perché sono vaccinati. Non fa, sì, anche i vaccinati. E quante persone la stanno aiutando qui oggi? E oggi non siamo in tantissimi, oggi siamo in sei. E niente, ci sono dei giorni che ci arriva l'aiuto, siamo qualcuno in più, oggi siamo un po' meno. E quindi quanto riuscite a smaltire? Così nel giro? Posso dirle, non li abbiamo mai contatti. Non li abbiamo mai contatti. Adesso, aspetti, posso... allora, 32. Adesso io, da stamattina alle 8:30, io qui ho 400 tamponi fatti, che adesso devo andare a fare, e adesso stiamo continuando avanti, quindi più o meno la metà, insomma. E così andrete a oltranza? E andiamo avanti finché non finiscono quelli che sono prenotati. Sì, sì, speriamo che cali un pochettino, dai. Ringraziamo la referente vaccinale, scusate, Lorella Bordignon. Grazie e buon lavoro. Niente, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Di nuovo grazie Isabella Gregorato, la pagina sportiva con l'evento che aprirà il 2022 sportivo a Variano di Basiliano, i campionati italiani di ciclocross il 7, l'8 e il 9 gennaio. Sono attesi circa un migliaio di atleti per un evento che ha un significato particolare soprattutto per il CT della Nazionale Azzurra di ciclocross Daniele Pontoni. La presentazione questa mattina in regione. Per la regione ciclistica l'anno comincia con un grande evento. Ma sicuramente gli amici della DP66 e della Varianese hanno messo in scena un campionato italiano che sicuramente darà spettacolo, e speriamo che le maglie del Friuli Venezia Giulia siano davanti come solitamente accade in questo periodo. Che cosa ci aspettiamo allora dal punto di vista proprio dell'offerta di spettacolo? Insomma, saranno tre giorni intensi. Sì, saranno tre giorni intensi, avremo quasi 1100 atleti. Quindi un giro di persone che è solo staff, meccanici e tutto quello che concerne superiori ai 3.000 persone. Spero anche di avere il pubblico, in quanto il Colle è proprio una chicca, è una vetrina favolosa. Il tempo sembra anche che ci dia una mano, quindi sarà una bella festa. Poi speriamo anche per i nostri colori, perché correndo in casa è ovvio che un pensierino magari lo facciamo. Un segno anche di collaborazione tra società. Sì, noi è già un po' di anni che collaboriamo assieme,
è sempre andato tutto bene, speriamo che quest'anno un grande numero di atleti. Per chi volesse venire a godersi lo spettacolo, quali sono le regole? Allora, le regole, quelle che sono appunto emanate da poco, quindi questo tipo di mascherina e il green pass rafforzato, quindi non ci sono altre problematiche, non è niente a pagamento e quindi noi aspettiamo numerosi. Assessore Zilli, regione sempre vicina allo sport, lei in particolare, insomma, vicina poi a questo tipo di eventi. È un'emozione sempre nuova e sempre forte partecipare a queste conferenze stampa dove tutto l'impegno, il sacrificio degli allenatori, dei preparatori volontari, degli atleti viene messo in lustro e grazie a Daniele Pontoni e alla Varianese e ovviamente anche alla DP66 che hanno voluto portare i campionati italiani di ciclocross qui in Regione Friuli Venezia Giulia. Sarà un'occasione per scoprire il nostro territorio che è sicuramente un panorama meraviglioso per tutti gli sport e questa volta partiamo con il nuovo anno proprio con una manifestazione d'eccezione. Siamo prontissimi e siamo gratificati e emozionati per una storica prima volta che ha un significato particolare. Cade a 30 anni esatti dal primo campionato del mondo vinto dal nostro Daniele Pontoni a Leeds nel 92. Ci attendiamo un momento molto particolare, molto bello, perché si svolge in un luogo suggestivo come il Colle di San Leonardo. Io ho visto dell'emozione quando è comparsa una maglia in questa presentazione, una maglia tricolore. Chi mi dice per primo cos'è? C'era un Enzo particolarmente emozionato. Sì, sì, lo sono anche adesso. Sai, è una maglia che ricorda un impegno di 22 anni fa, quando ho organizzato il campionato italiano dell'Iacco, che ha vinto Daniele, ma dove c'erano tanti friulani, tanta gente, è stato un grande successo e mi ricorda anche persone che non ci sono più, per cui quella maglia lì mi ha emozionato. E la tradizione va avanti, insomma, si comincia l'anno con un grande evento, per te che cosa rappresenta? Ma innanzitutto è un ritornare a casa, ritornare a solcare, a calcare i terreni, il colle dove mi ha visto crescere, mi ha visto nascere, mi ha visto andare a scuola, mi ha visto giocare, mi ha visto passare i primi 25, 27, 30 anni della mia vita. 30 anni e 25 anni poi cadono dalle vittorie mondiali, ci sono tante cose e un voler riportare nella nostra regione Friuli Venezia Giulia eventi che sono comunque importanti. Grazie per aver seguito. A voi la linea che termina qui e torna domani sempre alle 12:45. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.